Il quartiere Cona a Teramo rappresenta l'ingresso in città per chi arriva dalla montagna. Non stiamo parlando di una zona qualunque, ma di un'area abitata da 7.000 persone, diventata parte integrante e pulsante del capoluogo. Oggi vive in un degrado gravissimo, ma andiamo per ordine. La prima cosa che toglie il respiro arrivando alla Cona è la centrale elettrica di alta tensione dell'Enel, incastonata tra le abitazioni. Nel solo condominio adiacente ai pali elettrici in via Bafile negli ultimi anni sono stati riscontrati due casi di leucemia e un caso di cancro ai polmoni. Questo è un grave problema che ha la città di Teramo, non solo la collettività della Cona. Si vive male, noi abbiamo fatto anche delle indagini tipo sulla densità delle onde magnetiche elettromagnetiche e i risultati chiaramente consentono di viverci, però questo non significa che non siano comunque allarmanti, tant'è che nelle abitazioni che sono a pochissima distanza dalla centrale elettrica esistono dei casi diffusi di leucemia. Avete chiesto lo spostamento, la delocalizzazione? Sì, questa è stata chiesta da 15-20 anni fa, tant'è che la giunta Sperandio fece redigere dall'Enel un progetto esecutivo che tuttora esiste per delocalizzare. Servono fondi però? Sì, esistono fondi, ma sono previste delle norme di tipo nazionale, delle leggi che tendono a riqualificare i quartieri e per questo il Comune di Teramo non se ne è fatto, negli ultimi tempi non se ne è fatto carico di questo. Come si vive attaccati ad una centrale, Helen? Beh, come si vive? Ci dobbiamo adattare, che devo dire, non è che... Sente dei rumori, dei ronzii? Maggiormente la notte. Perché la notte, essendo il silenzio, ovviamente, si sente quel rumorino, diciamo come se una friggitrice che cuoce. Subito dopo la centrale elettrica c'è l'altra bomba ecologica della Cona, la vecchia fornace, ridotta ad una discarica a cielo aperto, con tanto Ethernet sbriciolato a vista e una torre che pende e non casca dopo il terremoto. Un altro problema, sicuramente pari a questo. Lì esiste un progetto finanziato addirittura, il progetto Quartiere Cona, che prevede l'acquisizione dell'area, è stato finanziato per 5 milioni di euro circa 10 anni fa e non sono state realizzate le opere pubbliche, nel frattempo sono stati realizzati invece gli interventi tipo privato. Già, che fine hanno fatto i vecchi finanziamenti versati nel 2007 nelle casse del Comune di Teramo per il recupero della vecchia fornace? E ce ne saranno di nuovi per la riqualificazione delle periferie? Alcuni tra i comitati cittadini più rappresentativi si stanno riorganizzando per avere risposte dall'amministrazione e annunciano una guerra senza quartiere.